Ciao ragazzi e bentornati nel mio canale. Oggi vi voglio proporre un video tag, era un po' che non ne facevo e questo video sarà in collaborazione con un'altra ragazza di YouTube, Anna Blackberries. Lei, a differenza delle altre, è una ragazza che realizza dei video, pur essendo italiana, li fa in inglese. Quindi comunque cerca di aprirsi ad una fetta di YouTube più grande che non è soltanto in Italia. Comunque credo che questo tag lo farà ovviamente in italiano perché sono delle domande fatte in italiano alle quali risponderà in italiano, credo. Ad ogni modo, il suo canale è molto particolare, molto delicato. Vi lascio al solito il link al canale in una nuvoletta qui di lato insieme al link al video e anche la stessa cosa nell'info box. Passiamo subito al tag. Il tag si chiama Se Fossi e mi è piaciuto subito quando me l'ha proposto, ho detto no, no, no. Dobbiamo fare questo perché è stupendo. Ci sono delle domande che io da brava studentessa ho scritto in un quaderno e le leggerò e vi risponderò. Non le ho preparate, ci sono soltanto le domande, non so se potete vedere. Non ho preparato la risposta, sarà molto estemporaneo. Una sorta di quick chat. La prima domanda: se fossi un sapore, sarei un sapore salato. Perché adoro il salato e quindi credo che sarei un sapore salato. Se fossi una pietra, l'ametista. Se fossi un elemento naturale, sarei terra. Se fossi un elemento naturale, sarei la terra. Perché io, caratterialmente, ho proprio bisogno di stare e di sentirmi sempre con i piedi per terra. Bisogno di certezze, di conferme. Forse perché comunque sono un segno di terra, perché crede all'oroscopo. Non lo so, comunque sarei la terra. Se fossi una musica sicuramente inglese, strumentale, una canzone tipo, avete presente le versioni acustiche? Pensate alla canzone che vi piace di più in assoluto, immaginatela in versione acustica. Ecco, io sarei quello. Se fossi un fiore, girasole, sono i miei fiori preferiti in assoluto. Se fossi una pianta, sarei aloe. Se fossi un colore, allora il mio colore preferito è l'arancione. Però credo che sarei più il beige, perché mi rappresenta appieno. Poi, se fossi un giorno, credo giorno della settimana, sarei il venerdì. Se fossi un mese, settembre. Io sono nata a settembre, però penso che come mese sia più bello perché ti dà quell'odore di pioggia bagnata sulla terra che durante tutti i mesi dell'anno non hai, nemmeno quando a dicembre, gennaio, febbraio piove tutti i giorni. L'odore della pioggia di settembre è un odore particolare che viene solo una volta all'anno e quindi mi sento che sarei quel mese io, settembre. Se fossi un animale, sarei un cane. Sì. Se fossi un film, Mangia prega ama, oppure versione inglese Eat Pray Love. Se non l'avete visto ve lo consiglio, è la stragrande. Se fossi un libro, sarei Romeo e Giulietta, però non quello che abbiamo noi, ma la versione proprio del Settecento scritta da Shakespeare nell'inglese antico. Io ho avuto la fortuna di studiarlo per motivi universitari. Sì, sarei quel libro. Se fossi una stagione, la primavera, sì, perché c'è quella temperatura perfetta, non c'è né troppo caldo né troppo freddo, equilibrio, fantastico. Se fossi un tessuto, sarei la seta, sì. Se fossi un cibo, il pane. Io ho una dipendenza cronica dal pane. Io non posso vivere, io potrei vivere di pane e acqua e ogni volta che lo dico, giustamente mia madre dice: ma sembra che noi ti diamo da mangiare solo pane e acqua? No, io adoro il pane e adoro bere l'acqua naturale e quindi il pane per me è fondamentale, sarei il pane. Sì, l'ho detto un milione di volte, pane. Se fossi una direzione, nel senso di politica direzione, sarei dritto davanti a te. Se fossi una città, sarei una città del sud della Spagna. Sì. Se fossi una parola, determinata, sì, credo che determinata mi rappresenti. Se fossi una parte del corpo, gli occhi.
Sì, perché dagli occhi tu puoi vedere tutto, se una persona mente, se è felice, se è triste, se è sincera, quindi sì, gli occhi. Se fossi un gesto, il gesto di attorcigliarmi continuamente i capelli, lo faccio sempre quando sono nervosa e quando sto studiando, apparentemente fino a quando non mi ritrovo ad avere tanti tupè e poi dico chiedi una slegali e cadono lì. Se fossi un peccato, certo, voglio dire, i peccati capitali sono un po' estremi. Gola no, acidia no, avarizia no, lussuria no. Direi l'ira, sì, mi rappresenta, perché quando io mi incacchio faccio succedere il finimondo, purtroppo, sì. Non succede sempre, però quando succede è un po' si salvi chi può. Sì, quindi l'ira. Se fossi un evento atmosferico, se fossi un evento atmosferico sarei il vento. Sarei il vento, perché il vento è fastidiosissimo e io temo di dar fastidio alle volte, quindi sì, sarei il vento. Uno strumento musicale, il pianoforte, anche se mi piace tantissimo il violino, però da piccola volevo suonare tantissimo il pianoforte e quindi dico che mi piacerebbe essere un pianoforte. Se fossi un'emozione, la gioia di rivedere qualcuno dopo tanto tempo. Sì, quella felicità che provi in quell'attimo specifico e singolo. Se fossi un negozio, devo aggiungere altro. Kiko, se fossi un indumento, sarei una sciarpa, o meglio, le pashmine. Io ho un debole per sciarpe e pashmine, quindi so che sarei quello. Se fossi un odore, l'odore del pane caldo appena sfornato. Quando la domenica me lo portano mamma e papà a casa, magari il pane di casa, quello a ciambella. Mamma mia, ragazzi, mi sta venendo anche a fare. Se fossi un'opera d'arte, amore psiche. Già. Se fossi un accessorio sarei... Forse le pashmine non valgono come indumento, quindi forse come accessorio conviene che dica accessorio pashmina, e come indumento sarei un maglioncino caldo color vino. Un maglioncino caldo, coccoloso, invernale, color vino. Sì. Ragazze, queste erano le risposte mie a queste domande. Se volete vedere cosa ha risposto Anna, io vi ribadisco che c'è nell'info box il link al suo canale in generale, ma anche il link a questo video che stiamo facendo in collaborazione. Spero tanto che lo andrete a vedere, anche perché è anche un modo per vedere volti nuovi, conoscere nuove persone. Io trovo che YouTube sia meraviglioso sotto questo punto di vista. E se volete farlo, secondo me, non ve ne pentirete, anche perché lei fa una cosa diversa rispetto alle altre di cui vi ho parlato, ovvero fa questi video in inglese, e trovo che sia una genialata. Oggi nel 2014 conoscere le lingue e cercare di aprirsi al mondo è la cosa più giusta per far parte di questo sistema, insomma, di tutto quello che chiamano il sistema globale. Ok, vi sto annoiando, scusate, chiudo la bocca e niente. Io vi ringrazio per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto. Vi ricordo, se volete, di seguirmi nei miei social, sia su Facebook e sia su Instagram. Se a vostra volta vorrete rispondere a questo tag o volete riproporre alcuni trucchi, alcuni tutorial che io ho realizzato e mi volete taggare qui su YouTube o su Facebook o postare la foto su Instagram taggandomi, mi fareste tanto tanto felice. Detto ciò, io vi saluto e ci vediamo alla prossima.